ragazzi, live reaction particolare perché io non so quanto durerà, fino a che punto della partita arriveremo, perché devo uscire stasera e quindi probabilmente non arriverò a fine partita. E per questo ragazzi non ho montato lo studio, non ho fatto grandi cose, scusate. Intanto mangio il riso, sto a perdere parecchi chili. Iniziato da 3 minuti, Milan che sta provando a gestire la partita. Non è un certo palleggio, però ragazzi, che due palle. Le abbiamo suonate 4 a dicembre. Credo che gli si possano suonare anche adesso, eh. Henderson aveva messo la palla sul calcio d'angolo e la Danimo sa al fondo, di proprio che ha fischiato e ha alzato la testa tipo, eh? Però me lo potevi mettere fuori il pallone, no? Ci ho riso col pollo e i gatti mi stanno ronzando intorno, nonostante abbiano già mangiato, eh? Minchia Messias, ragazzi, un saltanomo. Un saltanomo Messias. Bello, che sì, Florenzi! Cosa ha preso? Vicario? Beh, tira un po' a merdina, eh. Vai, telecronaca in anticipo, ma che bello! L'avessi soltanto ancorata un po' di più. Vai, finito così non mi rompete più i coglioni. Tonali, bello, sportellate, Calabria dentro, uscirò male di faccia, Tonali! Vabbè, ora... Io sono la persona più scaramantica che ci sia, però non penso che in questi primi 10 minuti ci sia un dubbio su chi debba meritare il vantaggio. Proprio detto chiaramente, eh. Da come è partita, ragazzi, questa partita si vince. L'ho detto, eh. Oh, Florenzi per Giroud, che lancio, Giroud! E non ci accompagni. Sta giocando male l'Empoli, eh. No, me le sto tirando, ragazzi, me le sto tirando, davvero. C'è sta punizione al limite dell'area che proprio ingolosisce tantissimo. Perché Giroud dà la punizione? Potrebbe andarci Tonali, visto che l'ha messa di lì. Anche Florenzi. Giroud dà la punizione? Oh, no! Oh, che gol ha fatto Kalulu! Da 25 metri quello lì! Da nulla! Da nulla Kalulu! Pari balzata, tutti mani per aria perché del fallo. Borda! E mutati! Ragazzi, sto qua preso per il culo anche da me, ho preso per il culo pure io. Sto qua zitto, gioca al posto di Kier, non fiata, non dice niente. E ti sblocca pure la partita così, guardate. Vicario, immobile. E qua, speratemi una bestemmia, ma quando vedi un gol così, che dici? Che gol? Io non voglio essere quello che porta sfiga, anche perché ultimamente, ragazzi, mi avete dato del disfattista, del di qui, del di là, ma io ci ho sempre avuto ragione, eh. Io quando ho detto che con la Salernitana non vincevamo, tutti prendemi per scemo, ma avevo ragione. Come con l'Udinese. Mi sono sbagliato con Napoli, a dire la verità, lì sì, mi sono sbagliato con Napoli. E vi dico, l'Empoli in 22 minuti non è entrata in area. Vediamo di non farcela entrare, ecco. Florenzi, Bennacer, Florenzi. Va il cross. Giroud! Tra l'altro è divertente, no? Perché tra tutte le occasioni che abbiamo avuto in questi 27 minuti, il gol è arrivato dall'occasione più improbabile che ci fosse. E il tiro giù di Florenzi, la punizione. E che cazzi e mazzi! Calabria che sì. Messias. Giroud, Leao. Florenzi, no, fuori di nulla. Perché si blocca sta merda di DAZN, ragazzi? Servizio del cazzo, manco con la fibra funzionate, oh. Leao, dentro Giroud. Minchia, che cosa si è fatto Leao?
Cava dentro verso Giroud, vicario, cosa ha preso? Ancora Giroud, difesa dell'Empoli, che sì! Io ho visto una manina, ma ho visto male, ragazzi. Mamma mia, Giroud, che stacco ha fatto di testa! Minchia! Poi tira l'impallo! Sì, di ritacco, la rispinta. La prospettiva poi è tutta un'altra cosa. Fondamentalmente, ragazzi, c'è un problema, che non si segna. Cioè, si segna veramente poco. E ok, finché non lo prendi. Finisce il primo tempo qua. Secondo tempo, signori. Entra Cutrone. Che ricordi. Quanto ci fece godere in quel derby Cutrone. Ma poi in realtà quante soddisfazioni ci ha tolto quel gol alla Roma al 95esimo su assist di Higuain. Chi se lo scorda, ragazzi. Purtroppo non è esploso come si sperava. Ha girato mezza roba poi. Comunque Florenzi, devo fargli i miei complimenti, perché nonostante fino a più o meno a metà novembre mandarlo in campo fosse praticamente dare un uomo in più agli avversari, da fine novembre Florenzi si sta dimostrando un'arma in più, un giocatore che secondo me anche per il prezzo che ci fa non merita assolutamente riscatto, e anche oggi non sta deludendo le aspettative, sta per diventare praticamente un titolare. Nonostante sia un giocatore che purtroppo nella sua carriera, considerando anche gli infortuni, ha avuto più bassi che alti. E spero che il Milan sia quella squadra che gli dia un pochino di continuità a questo ragazzo, perché se lo merita veramente. Che parata di Meignà, ragazzi. Che parata. Minchia. Sul tiro di Bandinelli. Sì, cambia la cam perché purtroppo mi si è scaricato quell'altro. Rimasto per terra Romagnoli, il loro. Salta anche Romagnoli, un uomo in più in aria. Attenzione, ragazzi, attenzione, se pareggiano sono cazzi amari. Bairami in porta. Romagnoli. Cambia palla lì. Magnanna. No, Bairami no, Bairami no. Grande Calabria che lo disturba, dai. Siamo troppo bassi, ragazzi. Siamo troppo bassi, non mi piace, siamo troppo bassi. È quello che dico sempre, perché vanno chiuse, ragazzi. Vanno chiuse. Se no qua è un problema. Messias, dai, dai. Sinistro, centrale, telefonatissimo. Ti ha scritto team sul pallone. Non mi deve entrare Romagnoli per il fantacalcio. Se no non prendo il gol di Kalulu. Grande errore di Kessi. In 5 minuti è stato capace di perdere palla 2 volte al centrocampo. Kakashi, ragazzi. Gran giocatore. Gran giocatore Kakashi. Ragazzi, Tonali non mola il pallone e se lo perde si porta a casa sempre il fallo. Cioè, incredibile. Grande Sandrino. Grande Sandrino. A parte un rush di occasioni per l'Empoli che è durato 1 minuto e mezzo, non abbiamo rischiato più di così tanto. Però siamo al Milan, quindi Leao, che sì, Messias. Messias, vicario. Vabbè, dai, almeno ci ha provato. Problemi per Bairami. Potrebbe essere un segnale positivo, dato che praticamente è l'unico che tira avanti l'Empoli da solo. A Florenzi, palla dentro. Giroud. Fallo di Giroud. 15 minuti, signori, eh. Più recupero. Dai. Lorenzi per Leao, dentro verso Giroud. Nothing. Tremonti Bennacer, palla dentro. Saelemaekers la salva. La cosa più bella che ho visto fare da Saelemaekers negli ultimi 4 mesi. Dentro Giroud. È regolare, non c'è fallo. Giroud dentro, angolo. Tomori per Saelemaekers. C'è Leao sulla corsa. Saelemaekers non fare minchiate. Sì, vabbè, la dà Leao. 2000 all'ora, ragazzi. Continuo a chiedermi perché sto qui gioca nel Milan. C'è un fallo clamoroso di Pinamonti su Tomori, eh. Calcio d'angolo per l'Empoli, mo fanno gol. Tomori, non è fallo? Non è fallo? Dato via. Va dentro Tomori che la sporca, grandissimo. Un tiro che andava in porta. 4 di recupero, ma come? Dai, fammola finita, dai. Maremma ciufola. L'anno scorso me la presi con Saelemaekers dicendo: raga, Saelemaekers è scarso, è un pitone, non è da Milan, tanto ha ammonito Buani per potesta. Tutti a darmi addosso. Vedete che giocatore di merda, eh? Grande Calabria, su di Francesco. Ibra non l'aggancia. Vicario, finisce qui. Un po' sofferta sul finale.
1-0. Like, iscrizione, forza Milan.